Il cammino di Santiago, o meglio, il cammino francese di Santiago. Penso che ormai sia diventato il pellegrinaggio più famoso al mondo e che ognuno di noi abbia almeno un amico o un parente che lo ha fatto. Dai Pirenei a Santiago de Compostela, attraversando tutto il lato nord della Spagna. Ma perché è diventato così famoso? Tutte le storie che si sentono a riguardo parlano di una magia in questo cammino, di vite rivoluzionate, di rapporti umani speciali dopo questi 800 e più chilometri su un sentiero che corre tra colline e campagne, paesi e città, ma che a tutti gli effetti diventa un luogo a sé. Era arrivato anche per me il momento di scoprire cosa questo cammino aveva da offrirmi. In questo mio anno di libertà questa meta mi sembrava perfetta per andare incontro a nuove esperienze e nuove emozioni. Ed ero anche molto curioso di scoprire le motivazioni di chi, come me, aveva deciso di partire. Per me la vera meta però non sarebbe stata la cattedrale di Santiago, sapete, non sono uomo di chiesa. Per me la vera meta sarebbe stata l'oceano, Finisterre, la fine delle terre conosciute, il luogo simbolico dove celebrare la natura, la mia unica vera religione. Che poi già raggiungere la partenza del cammino in sé è stata una piccola avventura. Due treni per arrivare all'aeroporto di Pisa, volo per Bordeaux, un altro treno per Bayonne dove ho passato la notte e la mattina dopo ultimo retto di treno, ma finalmente ero arrivato a Saint-Jean-Pied-de-Port. Da lì le gambe sarebbero stati i miei unici mezzi di trasporto. My feet is my only carriage, come diceva qualcuno. Fatta la credenziale per raccogliere i timbri per ottenere la Compostela e via, il cammino era davvero iniziato. Beh, allora non so come dirvelo, ma prima quando sono partito non ero proprio nel mood cammino, vi dicendo. Poi non so perché ho svoltato l'angolo laggiù, ho visto questa salita, ho visto tanti pellegrini, che davanti a me ci sono delle altre persone e non lo so, mi è scattato qualcosa e adesso ok, adesso sto realizzando che di fronte ho 800 km e un mese di cammino. Adesso sono nel mood, ci siamo, ok, adesso vado tranquillo. La prima tappa del cammino è anche la più difficile. Bisogna scavalcare i Pirenei per arrivare a Roncisvalle e fra l'altro quel giorno il meteo non era proprio dalla parte di noi pellegrini. Ma l'entusiasmo era alto. Finalmente stavo macinando i primi chilometri di un cammino che per tanto tempo era stato nella mia lista dei desideri e ora era finalmente realtà. Comunque sì, non il più caldo degli inizi dei Pirenei, subito bam, nuvolosi. Poi spero che non venga a piovere, ma non c'è per niente caldo proprio. Sul finale di tappa, fra l'altro, dopo aver camminato in un paesaggio spettrale, è iniziata a scendere una pioggia fortissima, ma per fortuna ero quasi a Roncisvalle e dopo una lunga coda per avere il letto ero all'asciutto e pronto per una bella cena calda. Beh, oggi abbiamo bagnato tutto per bene, ho steso tutto perché di acqua ne abbiamo presa, lo zaino è zuppo, però almeno una bella doccia c'è arrivata, però primo albergue, troppo carico. Ma soprattutto il conto dei chilometri aveva iniziato a scendere. Ebbene sì, la partenza del secondo giorno aveva portato una sorpresa a dir poco inaspettata. La pioggia del giorno prima, durante la notte, era diventata neve e al nostro risveglio stava ancora cadendo incessante. Per tanti era motivo di lamentela, per me era un regalo bellissimo. Regalo che però è durato poco, ma d'altronde si sa che il bello della neve sta anche nel suo essere effimera. E con lo scendere di quota si è tramutata di nuovo in pioggia. Mi dispiace solo che sto correndo perché adesso si è messo a piovere dopo la neve e non riesco a godermi tanto i paesi o i paesaggi perché comunque non vedo l'ora di arrivare a fine tappa per essere all'asciutto perché oggettivamente è inutile stare qui tanto a cincischiare. Quindi sto andando un po', però sì, mi sto perdendo un po' tanto, infatti quando mi chiederanno come sono i paesi baschi io dirò, boh, nuvolosi.
Allora, arrivato a Zubiri, non piove e non nevica più, incredibilmente, si è anche visto un po' di sole prima, che è un avvenimento. E adesso io penso che mangerò e se il tempo rimane così, se il meteo rimane così, io penso che farò un altro po' di chilometri e mi fermerò al paese dopo, perché adesso è mezzogiorno e finalmente vedo qualcosa di un po' più carino rispetto a il tunnel verde in cui sono stato fino adesso, che per carità non è colpa del tunnel, è che c'era brutto. In questo secondo giorno però era arrivato anche un altro regalo. Lungo il sentiero avevo conosciuto la Raffa, Paolo e la Fernanda, i miei primi amici sul cammino. Sappiate già da ora che non ci saranno molte riprese di quelli che sono stati i miei compagni di cammino, e no, non sono diventato matto, non avevo gli amici immaginari, semplicemente non mi andava di essere invasivo con la videocamera come in altre occasioni. Ma queste persone c'erano, e come se c'erano. Era arrivato il momento della prima grande città del cammino, Pamplona, e come ormai dall'inizio del cammino il maltempo mi accompagnava. E così, dopo una seconda colazione, avevo fatto saltare tutti i piani per visitare la città e avevo deciso di continuare. Incredibilmente però, dopo pochi chilometri, il cielo mi stava dando una tregua. Finalmente vedevo un po' di sole. Qualche chilometro che sto camminando con un senso di nausea abbastanza forte. Non capisco se è perché ho mangiato troppo in fretta o se ho preso freddo dopo aver mangiato, non ne ho idea. Non è che sia proprio formissimissima. È un peccato perché, Dio buono, è anche uscito il sole, si riusciva a camminare bene. E sono fermo da ormai 20 minuti. Però mannaggia, vabbè, può capitare. Vediamo come si evolve, spero bene, ma mi sembra già di essere in fase di miglioramento. Vi avevo detto che stava andando meglio, non era vero. Mi sono appena dovuto nascondere un attimo perché, come dire, era un'indigestione, quindi ok, ci siamo capiti, insomma. Però adesso sto meglio, veramente. Sono un po' debilitato, però insomma, penso di essermi liberato definitivamente del problema. E appena ho finito di fare quella clip, l'ultima clip, sono stato male ancora, quindi sono tornato indietro al paese, sono venuto qua in alberghe, ho passato un pomeriggio molto impegnativo in cui il water è diventato il mio migliore amico, però adesso pare che sto un po' meglio, sono anche riuscito a fare la doccia e sono stato tanto tempo qua a letto, ho preso un'entrogermina, sono riuscito a mangiare due fette d'arancia e siamo messi così. Vediamo stanotte come va e poi domani, insomma, ci terrei a riprendere, magari faccio pochi chilometri, però insomma, non mollo, per adesso non mollo assolutamente. L'arrivo all'Alto del Perdon, uno dei luoghi iconici del cammino, me lo ero immaginato leggermente diverso, ma non era un problema. L'importante era che riuscivo a camminare e che lo stomaco si era leggermente sistemato. Certo, non ero in forma smagliante, ma ero ancora sul cammino e questo bastava. Quel giorno avevo deciso che sarebbe stato, diciamo così, di transizione e mi sarei fermato ai primi segni di stanchezza, che poi in realtà non ci hanno messo molto ad arrivare. Mi sono fermato a Puente della Reina, ho preso un letto in un albergo. Questa sta diventando una nuova prospettiva video. E niente, ho fatto 13 km e basta, però questo è, il mio fisico mi concedeva questo oggi, quindi è giusto ascoltarlo e dire stop. Vediamo come va il resto del pomeriggio, la serata, e poi domani si riparte. Vediamo, buon riposo a me. Ora, detto con tutta la scaramanzia del caso, detto con tutti gli scongiuri del caso, oggi però mi sento molto meglio. Ho appena fatto colazione e adesso riparto, non è che mi sento in super forza, però molto meglio. L'attraversamento del ponte a Puente la Reina va fatto scalzi, pare in onore della regina che lo fece erigere per favorire il passaggio dei pellegrini verso Santiago. E in parte anche io mi sentivo di aver onorato il mio corpo. Stavo finalmente bene, anche grazie all'aiuto dei miei compagni di cammino che nel momento del bisogno mi avevano fatto da infermieri. E così mi ero messo in testa di cercare di recuperare i chilometri che mi separavano da loro. Stavo bene, la tappa non sembrava particolarmente difficile e le gambe rispondevano a dovere. Sentivo che potevo farcela.
amici. Beh, direi che a 48 ore da un'indigestione farsi un goccetto di vino mentre si cammina vuol dire che si sta veramente meglio, eh. Sole, musica nelle orecchie, sto meglio, questo vuol dire che oggi riesco a fare 40 km, oltre ogni aspettativa, perché se me l'avessero detto ieri pomeriggio che stavo, non stavo neanche in piedi, non ci avrei creduto, però soprattutto il sole veramente fa cambiare qualsiasi cazzo di prospettiva. Che bello quando è così, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello! C'è una mia amica, una signora che conosco, che ha un paio d'anni più di me, che sta parecchio male. E allora lei mi aveva detto, se riesci ad arrivare a Santiago, mi dici una preghiera nella cattedrale. E io sono assolutamente ateo, però glielo faccio. Questa notte gli ho dedicato, l'altra notte che sono partito prestissimo, alle 5, le ho detto, io non ci credo tanto in Dio, però credo nell'universo e quindi... ho chiesto all'universo di aiutarti, in particolare a una stella della costellazione di Orione che si chiama Rigel, che io sono un po' appassionato di stelle, mi piace molto questa qua in modo particolare, Orione è fantastico, quindi motivazioni particolari sono quelle. Ma ho trovato un grande amico che sei tu, super tecnologico, super informato, che mi ha fatto un sacco di consigli, mi hai dato. E poi sto bene anche con le ragazze, abbiamo trovato un'altra signora che è molto simpatica, poi mi piace da pazzi, sto bene, non credevo di farcela così bene, per adesso sono contento, c'ho un po' di mal di schiena, ma è normale, sono zaino troppo pesante, come tu mi hai detto. Stasera lo sistemiamo. E comunque sono dell'idea che se una persona ha dei problemi di russare forte non dovrebbe essere legale farlo dormire con gli altri. Poi questo è un po' il sunto della nottata. Il maltempo erano giorni che non si faceva vedere, lo stomaco si era completamente ristabilito e avevo ripreso i miei amici. Tutto a posto, direte voi, avevi finito con le difficoltà. E invece no. Stavo combattendo contro la mia testa, che quando va bene è il migliore degli alleati, quando invece le cose non vanno bene può essere la cosa più difficile da contrastare. Il problema si chiamava aspettative. Già, perché purtroppo ero partito conoscendo già tante storie su questo cammino. Alcuni amici me ne avevano già parlato, avevo già visto una marea di video a riguardo e letto anche qualche libro. Avevo quindi in testa tutte le esperienze incredibili di altri, storie assurde e tanti aneddoti meravigliosi legati ad avvenimenti ed amicizie. Prima di partire mi ero ripromesso di cancellare tutto questo dalla mia testa, ma evidentemente a conti fatti non ero riuscito a cancellarlo. E così in quei giorni mi stavo ritrovando a combattere contro delle aspettative, appunto. Cercavo intorno a me avvenimenti straordinari, persone fantastiche, luoghi magici e mi sembrava di non aver ancora vissuto niente del genere. Ero oggettivamente in una bolla tutta mia, perché in realtà queste cose le stavo già vivendo, solo che non riuscivo a coglierne la forma. Era già tutto straordinario e avevo già di fianco a me delle persone fantastiche e fra l'altro me l'avevano già dimostrato in più modi. Stava solo a me riprendere il controllo e iniziare a vivermi il mio cammino. Tutti accampati, salve, belli larghi, però si sta. Sì. E come al solito bella temperaturina frizzante, come vedete quanti, giubbino, saranno anche stamattina 5 gradi, che spettacolo. Quella mattina ero partito con il morale ancora una volta sull'altalena e per quanto mi fosse piaciuto a Logroño avevo voglia di stare in mezzo al niente.
Così, anche se mi erano venute delle vesciche che per fortuna non davano molto fastidio, avevo iniziato di buon passo. Anche perché i miei compagni di cammino erano partiti prima di me, avevano qualche chilometro di vantaggio, ma avevo voglia di stare con loro e non di passare la giornata in solitaria. Arrivati a Nahera, penso 27 km, qualcosa del genere. E adesso raggiungo anche Paolo che è davanti a me, così mangiamo insieme. Tanto noi ci siamo. Noi ci siamo. E si spedisce roba. E spediamo un paio di scarpe e sacco a pelo vecchio. E via. Bene raga, noi siamo arrivati ad Azofra dopo 35 km, io e Paolino, e adesso record per Paolo, fra l'altro, di chilometri record oggi. Personale. Record personale. E adesso ci andiamo a ficcare in alberghe, super docce, e poi ce la riposiamo di brutti. Sì. Anche perché adesso inizia a far caldo. Partiamo la mattina che c'è freddo freddo, ma a quest'ora qua ciocca, eh. Infatti già scottato e siamo perfetti. Comunque tutto bene, le tibie sono a posto e il canneto lì, canneto, com'è canneto? Vedere la gioia di Paolo del giorno prima nel riuscire a camminare come non aveva mai fatto prima mi aveva positivamente contagiato e mi aveva ricordato le stesse sensazioni che avevo provato io nella mia prima esperienza di più giorni di cammino sulle Dolomiti. Quanto è bello l'effetto del camminare sul proprio corpo, vedere che superi i tuoi limiti ma allo stesso tempo stai facendo la cosa più naturale del mondo e di conseguenza anche la testa inizia a essere più serena. Che figata! Piccola riflessione, oggi è il primo giorno che durante il giorno improvviso faccio quello che mi va, nel senso che ieri sera avevo pensato di fare un tot di chilometri, ma oggi non ho voglia di farli, quindi ne farò meno, mi fermerò a Grignon, che sono quasi arrivato, perché mi hanno consigliato tutti di fermarmi in un albergue molto particolare, quindi oggi farò così. E questa sensazione è fottutamente bella, nel senso che puoi decidere cosa fare quando vuoi. Perché non abbiamo tutti una vita così? Chiaro, è ovvio che non si può fare quello che si vuole tutti i giorni, però un po' più di libertà per tutti, un po' più di possibilità di darsi ritmo e respiro. No, è una roba che proprio non ce la facciamo. Effettivamente il donativo di Grignon si è rivelato un posto unico, dove ci sono stati bellissimi momenti di riflessione e di comunione, che diversamente da quello che potreste pensare dalle immagini non avevano niente a che fare con la religione. Si è trattato di cara, vecchia e semplice umanità. Scontento Raffi, ci si mangia? Contentissima. Posso dire che non ti dispiace la ragazza? Sono partito stamattina con le mie infermiere preferite e oggi però l'obiettivo è andare a riprendere Paolo perché ieri l'ho fatto scappare via, quindi avrò da pedalare un bel po', vediamo. Giornata bella, stanotte finalmente ho dormito, nessuno che russava, yes, più o meno, circa dai. E oltre al supporto in loco, quel giorno mi è arrivato anche un bel supporto da casa. Dai, il cammino va bene, ad alti e bassi, nel senso che quindi me l'ho fatto un'aspettativa, ma ho fatto male a farmela, perché le aspettative non bisogna mai crearsele. Però vabbè, sto conoscendo un po' di personaggi. C'è il sole, c'è una bella temperatura, si cammina tanto, quindi sono nel mio.
Male, sei partito già male. Comunque al momento quindi ti sta piacendo questo cammino? Mi sta piacendo, ho fatto fatica all'inizio a, non so come dirti, entrare nel mood. Perché avere già esperienza alle spalle va bene, però questo qua è un po' diverso da quello che ho sempre fatto. E soprattutto è talmente famoso che sapevo già tante cose prima di partire e purtroppo ero un po' condizionato. Quindi a un certo punto mi sono detto basta, fai finta di non saper niente, fai piazza pulita e continua e viviti l'esperienza. Era un po' quello che dicevi prima, cioè che quando ti fai troppe aspettative rischi che le tue aspettative siano più alte poi della più grandi di quello che trovi. Vabbè, insomma, dai, comunque sicuramente sarà una figata, sì, non pensare troppo a tutto quello che hai letto, perché poi ognuno vede le cose con i propri occhi, dove rischi appunto di farti condizionare per niente. Sì, non è tutto rose e fiori, eh. Cioè, bisogna anche passare a questi posti industriali qua, se volete fare il cammino, quindi non vi illudete. Raga, siamo arrivati in albergue, finalmente. Ho anche ripiccato quella bestiazza di Paolino. E presto, abbiamo appena mangiato, abbiamo tutto il pane davanti, quindi top. Come penso abbiate ormai capito da questa storia, il cammino non è solo cose belle. Ci sono anche momenti di down, difficoltà da superare, posti non belli da vedere. Ma è il prezzo da pagare per poi apprezzare quello che ti dà di bello in cambio. E se ci pensate bene, non è così solo per il cammino. Essere sincero, queste mesetas mi stanno svoltando completamente il modo di vedere il cammino. Una figata assurda. C'è proprio la testa che se ne sta andando via. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. Cause I must be strong. This might go on for long. Guess I was wrong, and he's always there for you. I keep living alone. Well, so far from home. Free.
per cercare me stesso, semplicemente per camminare e uscire dalla mia routine, per alienarmi dalla tossicità del mondo moderno. È completamente diverso da quello che mi immaginavo. Mi immaginavo molta più solitudine, mm-hmm. e in realtà poi ho trovato molte persone sul cammino e quindi non so cosa potrò trovare da adesso in poi. Ho trovato una bella compagnia, delle bellissime energie, anche dei bellissimi paesaggi e dei bellissimi posti. Ero talmente eccitato all'idea di questo viaggio, ma anche non aspettandomi grosse cose, che non ti posso dire cose negative, perché anche se effettivamente le ho passate, le ho già rimosse. Boh, raga, siamo arrivati nella ridente Fromista. Ho fatto anche un po' di chilometri con due brutti ragazzacci che mi hanno fatto compagnia. Ciao. E io penso che mi fermerò qua. Paolino è andato avanti un bel po', c'ha altri 10 km di vantaggio. Io non ne ho assolutamente voglia, quindi per stasera ci fermiamo qui e siamo a posto. Allora, stasera la cena, io se ve la faccio vedere, però non insultate poi. Cioè, abbiamo preso quello che c'era in un mini supermercatino, quindi anche di grazia. C'è questo pomodoro che Marco dice che è mangiabile, assomiglia un po' al ketchup. È ketchup però, vabbè. E tomate fritto anche. Poi abbiamo due tipi di tonno, che non mi ricordo più cosa cambiava, però vabbè. Olive. Ma soprattutto la pasta, la famosa pasta gallo, che non sappiamo come potrebbe andare a finire perché è pasta liscia, però noi siamo fiduciosi di fare una cena pseudo italiana, poi vi sapremo dire dopo com'è. Adesso cuciniamo, poi vediamo. Quindi dobbiamo sapere com'è andata sta pasta allora. Perfetta! Buonissima! Perfetta proprio, è un parolone, ole, però non è rimasto. Il gatto voleva mangiare. E tu, Delva? Beh, oggi sono un po' stanco, eh. Non ho voglia di muovere le gambe, sento che ho bisogno di star fermo, quindi arriverò a Carrion de las Condes presumibilmente e penso che mi farò mezza giornata di relax totale. Ci sta anche così, no? Cioè, non possono essere 35 giorni di fuoco, ci saranno pure anche giorni no, voglio dire, fisiologico. E soprattutto volevo godermi un po' le nuove amicizie che avevo fatto. È vero, avevo perso Paolo, la Fernanda e la Raffa, ma comunque ci sentivamo tutti i giorni e lo stimolo di avere persone nuove intorno mi piaceva. Ero andato lì anche per questo, per conoscere belle persone, e nel giro di poco il cammino me ne stava regalando davvero tante. Allora, situazione odierna è che oggi macino un po' di chilometri con Marco e avevamo pensato di fare almeno una quarantina. Cioè no, almeno, di arrivare a fare le 40, no almeno, perché sembra che dopo dobbiamo fare 60. Adesso abbiamo appena finito un tratto lunghissimo da Carrion de los Condes di 16 km, dove non c'era niente, e l'obiettivo è arrivare a, come si chiama? Sahagún. Vediamo se ci arriviamo. In teoria sì, però dai, bella giornatina, le aggiorniamo comunque. Le tappe in cui sono partito all'alba mi sono piaciute un sacco. Iniziare la giornata quando anche il sole si sveglia mi ha sempre dato quel senso di connessione ai ritmi naturali davvero impagabile. In più stavo camminando in compagnia di un amico e ne avevo una gran voglia, con l'obiettivo di arrivare a una meta simbolica come Sahagún, ovvero la metà del cammino. Fine tappa, ci siamo arrivati, raga. Abbiamo fatto i nostri chilometri, perfetti, adesso siamo già in albergo, già docciati, fra l'altro posticino super particolare. Molto, molto, molto bene e soprattutto siamo già a metà cammino, che è un'ottima cosa. 14° giorno, da Dio. Un po' di vesciche, però. Qualche dolore vario. Si tira avanti. Thank you.
Il giorno dopo la tappa non aveva molto da dire. Il caldo da metà mattina era diventato asfissiante e purtroppo Marco aveva iniziato ad accusare un problema alle ginocchia. Fortunatamente alla sera siamo stati al mitico bar di Elvis, uno di quei posti che si trovano solo sul cammino e dove l'atmosfera è davvero unica. Perché? Beh, andate sul cammino e poi mi racconterete. Sono tante piccole motivazioni, tra cui quella più importante è la non soddisfazione del lavoro, diciamo. Quindi spero di trovare la giusta motivazione per cambiare lavoro, per cambiare vita e tutto ciò che ne consegue. Che comunque, diciamo, il lavoro che faccio mi porta a, ma come tutti, a non avere quella libertà di cui magari uno cerca. Vabbè, a livello di paesaggio, sì, sicuramente è bello la prima parte, però diciamo, vabbè, niente di. Non sono per questo che sono venuto qui, non è per il paesaggio che sono qui. Però mi ha dato tanto a livello di persone, prima cosa, perché comunque ognuno racconta la sua storia e quindi ti rendi conto anche di conoscere anche le altre mille storie che magari si possono comunque, si riflettono anche sulla vita tua. Magari pensando al per eccesso a una ragazza, al lavoro, a una situazione non stabile, che sia mentalmente o che sia economicamente. Quindi è tutto un mix di cose e qui ti rendi conto della sincerità delle persone, perché qui sul cammino le persone si aprono nel 360 gradi, quindi ti raccontano tutto quello che, le cose vere, ciò che pensano, ciò che provano, mentre magari è difficile farlo con altre persone vicine. E quindi a livello di persona sicuramente mi ha dato tanto. E a livello, ecco, poi di sacrificio e condivisione, anche perché comunque durante il giorno è un sacrificio, e a me in particolare mi dà modo di uscire dalla mia comfort zone, che è quella che tutti quanti magari abbiamo nelle nostre vite. Chi più chi meno ha bisogno di un attimo di uscire per imparare, per un attimo aspirare a qualcosa di meglio. Stamattina direzione Leon, quindi sono un po' preoccupato perché lo sapete che la città non è che mi entusiasmino molto per la fase di ingresso dopo una volta che ci sono dentro anche. E purtroppo sono da solo perché Marco è partito molto prima perché ha qualche dolorino. Passata la metà del cammino sta diventando tutto ancora diverso, cambia ogni giorno sto cammino. In realtà ero partito con dei timori che si sono rivelati totalmente infondati, perché dopo un breve tratto in una zona industriale, Leon si è rivelato una città molto bella. Anzi, direi che ero nella città più bella visto lungo tutto il cammino. Tanto bella Leon quanto malinconica è stata la ripartenza. Sì, perché Marco si era dovuto fermare lì per dare tempo al suo fisico di riprendersi dei problemi che aveva, e così mi ritrovavo da solo un'altra volta. Capiamoci, mi piace camminare da solo, ma mi piaceva tantissimo condividere momenti con queste belle persone che stavo conoscendo, e dover ricominciare da zero in quel momento mi stava decisamente stretto. E se l'ingresso Leon non era stato traumatico, non posso dire la stessa cosa dell'uscita. Sono stati di sicuro tra i chilometri più brutti che ho camminato, sempre a fianco di strade trafficate, capannoni e con un gran caldo. Ero veramente demoralizzato e l'arrivo a Ospital de Orbigo, dopo una trentina di chilometri, mi ha fatto tirare un sospiro di sollievo.
Ci sono proprio dei posti che emanano delle vibes bellissime, c'è poco da fare. Ora non è che abbiamo fatto dei discorsoni con col signore che gestiva quest'area, ma capisci proprio il cambio di filosofia, di vita, e ci viene a fare questo cammino anche per queste situazioni. Era quello che stavo cercando, dai. Il morale era tornato alto. La tappa che stava passando per Astorga e che mi stava facendo avvicinare alla Cruz de Hierro mi aveva fatto fare la pace con la mia condizione solitaria e me la stavo godendo alla grande. Avevo deciso di fermarmi a Rabanal del Cammino per tenermi l'arrivo alla Cruz l'indomani mattina e la scelta era stata premiata con uno degli alberghi più caratteristici in cui ero stato. La mattina dopo mi sono fermato a Fonsebadon per fare colazione con Tom, uno dei due ragazzi coi quali ero arrivato a Fromista, ed eravamo rimasti d'accordo per ritrovarci nei giorni successivi e arrivare a Santiago assieme. Ero contentissimo, sarei stato di nuovo in compagnia e così l'arrivo alla Cruz sarà uno di quei momenti del cammino che ricorderò con più gioia. La lunga discesa di ieri dalla Cruz de Hierro mi ha fatto venire fuori una vescica che è già esplosa e mi ha irritato il tallone destro e quindi faccio un po' fatica ad appoggiare. Quindi mi sa che oggi farò pochi chilometri per farlo riposare un po'. Mi scoccia perché ho preso un bel ritmo, ho fatto più o meno un centinaio di chilometri in 3 giorni, le gambe vanno bene, quindi mi scoccia, mi rompe. In realtà poco dopo il problema è rientrato. Evidentemente la positività di quei giorni aveva funzionato da medicina, ma più di tutto penso che stavo iniziando a sentire l'avvicinamento a Santiago. Mancavano sempre meno chilometri e stavo per entrare in Galizia, l'ultima regione del cammino. Ormai la meta era vicinissima. Era ormai 1 mese e 3 settimane che stavo viaggiando. Prima del cammino, infatti, avevo fatto un'altra esperienza e stavo iniziando a sentire la mancanza di casa. Ma fisicamente stavo bene, anzi, forse non ero mai stato così bene, e di fronte a me ci sarebbero stati i giorni più elettrizzanti di questo lungo sentiero. La motivazione era ai massimi e la Galizia stava per darmi il primo regalo, anche se in realtà più che la Galizia stessa devo ringraziare un amico per questo regalo. Ma occhi aperti per cosa dici? Dico occhi aperti per il tramonto, perché io mi fermai come fine tappa a Osebreiro. C'è un alberghe
penso uno di quelli comunali, che ha una posizione da sunset lover, niente male, quindi occhio perché potresti beccare il tramonto della tua vita, solo quello. Ah, ok, non so quando mi fermerò, adesso vedo, però hai fatto bene a ragguagliarmi su questa possibilità. E secondo voi io potevo ignorare il consiglio di un amico? Devo dire che questa Galizia mi sta piacendo veramente tantissimo. Non so se mi piace di più la Galizia o se mi sono piaciute di più le Mesetas, ma queste colline verdi, questi paesi con queste case fatte di blocchi enormi di pietra, poi è molto rurale, mi piace veramente tanto. Sto raggiungendo un po' uno zenith in questo momento, al di là delle gambe che stanno bene, al di là del fatto che si vada via bene, è proprio bello il paesaggio, me gusta. Stavo talmente bene che mi ero prefissato di arrivare fino a Sarria a 40 km di distanza per poi proseguire oltre. In realtà verso l'ora di pranzo il caldo mi aveva tolto molte energie e così mi sono ritrovato costretto a fermarmi proprio a Sarria, città che avrei voluto evitare perché essendo la partenza di chi fa gli ultimi 100 km prima di Santiago temevo che fosse piena di pellegrini e che quindi avrei fatto fatica a trovare da dormire. In realtà i miei timori non hanno trovato riscontro e così la sosta lì è stata anche meglio del previsto. La mattina dopo, ennesima partenza prima dell'alba. Stavo per arrivare ad un altro luogo simbolico, ma più che un luogo, ad una distanza simbolica. ...99 e 930, raga, siamo scesi, finalmente non ci sono più le centinaia. Sono troppo contento. È vero che poi ci sarà anche tutta la strada per Finisterre, sono altri più o meno 90 km, ma non vedere più centinaia davanti ai numeri, che soddisfazione, cazzo, non avete idea, bellissimo. Ennesima dose di entusiasmo, quindi, e in più nel pomeriggio, dopo aver passato Porto Marin, ho conosciuto Silvia e Giulia, due ragazze fortissime con le quali abbiamo parlato un sacco, tant'è che non ho più fatto riprese. Riprese che anche il giorno dopo hanno latitato perché è stata una giornata un po' particolare, diciamo così. Allora, stamattina festeggio il compleanno con una bella fetta di pane col pomodoro e con due persone che mi hanno sopportato tutto ieri. Quindi buoni 33 a me. Grazie. Sì, esatto, ho festeggiato il compleanno sul cammino ed è stato davvero speciale, anche perché le ragazze sono state carinissime e mi hanno trattato come un re per tutto il giorno. Tante soste nei bar e per finire a Melide finalmente il pulpo gallego che sognavo da giorni. Che malati di foto, solo foto ai pulpi. E se vi ricordate, stavo aspettando una persona per arrivare a Santiago. E stamattina si parte cerati. Dopo 24 giorni è tornata la pioggia e oggi mi sa che sarà tutt'oggi sotto la pioggia. Sembra troppo bello. Gli ultimi chilometri di quei giorni li ricordo come una corsa piena di entusiasmo verso la meta. Si rideva, si scherzava, si guardavano le ultime colonnine segnachilometri per vedere i numeri diventare sempre più bassi. Mi sembrava di essere entrato in una dimensione diversa e la cosa di cui ero più felice era che stavo condividendo tutto con un amico. Era stato uno dei motivi per cui avevo intrapreso questo cammino, conoscere belle persone. Ormai ve l'ho ripetuto tante volte, lo so, ma è stata una delle più belle soddisfazioni di questa esperienza.
non volevo aspettarmi niente, sinceramente, non volevo avere aspettative per paura di magari deluderle e di rovinarmi magari un viaggio che sarebbe stato, come poi si è rivelato, essere meraviglioso. E quindi semplicemente voglia proprio di, avevo voglia di meravigliarmi giorno dopo giorno, cioè il cammino mi ha dato, mi ha restituito tanto, mi ha fatto scoprire tante cose nuove, ho gioito, sono emozionato, ho pianto, sono stato anche male, mi sono anche arrabbiato per certe situazioni, mi sono infastidito, ho capito, sono cresciuto. Poi c'era per esempio una, in uno, non so se ti ricordi, nel boschetto dell'Oasi del Cammino, c'era una, sulla panchina scritto no, cercati, ascoltati e superati, ed era effettivamente, è proprio quello, cioè tu cammini, cerchi te stesso, ti ascolti e poi devi anche superarti, perché devi, non torni mai come eri partito, sei sempre una persona migliore, questo è proprio la base. Certo, certo. E domani cosa succede? Domani, domani mi sa che si piangerà tanto, tanto, però di gioia secondo me. Sì, certo. Sì, magari un po' di tristezza, un velo di tristezza ci sarà sicuramente, però tanta gioia, che effettivamente non poteva che andare meglio. Ecco. Comunque raga, è ufficiale, oggi è la giornata in cui arriveremo a Santiago. Tempo e distanza erano svaniti, era diventato solo un conto alla rovescia sensoriale verso la cattedrale. Quel giorno passavamo da momenti di silenzio totale, ognuno perso nei propri pensieri, al parlare del nostro cammino, come se stessimo facendo un resoconto della nostra esperienza. E sentire che tutto stava per concludersi era stranissimo, come se un mese di cammino fosse diventato una normalità che a breve si sarebbe interrotta. Com'è? Ancora adesso posso ridere e scherzare, esatto. Tutto. Mancano 100 metri. Per ora amici, fra un po' non saremo più amici. No. E con questo mood ci siamo ritrovati finalmente alla piazza, al chilometro zero tanto agognato, e lì abbiamo dato sfogo alle nostre emozioni. E vi chiedo scusa, ma quei momenti rimarranno solo per noi, perché non sono più riuscito a riprendere. Assurdo ragazzi, assurdo, mille emozioni, poi adesso abbiamo ribeccato Beto, ribeccato insomma persone con cui ho condiviso momenti, è bellissimo, è veramente una figata assurda, ma non è finita, non è finita. Ieri qui siamo arrivati, oggi da qui si riparte. Ciao, ma tu hai finito il cammino, quindi? Com'è andata? Come ti senti? Io ieri sono arrivato a Santiago. Ieri sono arrivato a Santiago, è stato un mix di emozioni, pianti, felicità. E poi per fortuna sono arrivato con un amico e poi là ad accoglierci c'erano altre persone che avevamo conosciuto, che erano due giorni che erano a Santiago, ci sono venute incontro. Insomma, altre mille cose, tutte legate a questo mese, è stata una figata. Ma non ho finito, perché io adesso vado sull'oceano e per me il vero arrivo sarà sull'oceano. Comunque già arrivare a Santiago è stato un piccolo traguardo e per come era partito il tutto non avevo fatto una prima settimana di 10 giorni brillanti, ero un po' deluso, e invece poi più sono andato avanti, più le cose sono cambiate, più mi sono inserito io nel cammino. È stato bello, è stato proprio tanto bello. Beh, ti sento decisamente più convinto e più contento della prima volta che ci eravamo sentiti, che mi avevi parlato di questo cammino. Comunque ci credo che l'insieme sia molto emozionante, cioè non ho proprio nessun dubbio in merito.
sento anche che stai camminando. Quindi buon proseguimento. Comunque no, davvero sono molto contenta per come ti sto sentendo, perché sì, la prima volta che ne avevamo parlato mi eri sembrato deluso, quindi sono molto contenta invece adesso di sentirti così. 7:40 della terza mattina di cammino verso l'oceano e sono arrivato al punto di svolta tra Muxia e Finisterre. Io adesso prenderò verso Muxia perché Finisterre lo voglio tenere veramente come ultima tappa, la fine del mondo. Siamo quasi dall'oceano. Sono molto emozionato, non sono ancora arrivato ma sono già in fibrillazione. Ero quasi alla fine e nella mia testa si stavano accavallando tante emozioni. Da Santiago in poi sono stato da solo per quasi tutti i chilometri. I miei compagni di avventura erano tornati a casa o si trovavano molto indietro, e quindi, se anche mi si erano presentate delle occasioni per conoscere altre persone, avevo deciso che ad accompagnarmi sarebbero stati i ricordi di quello che avevo vissuto con i miei compagni di cammino. Nella mia testa non c'era più posto per nessun altro. Allora capiamoci un attimo. Come vedete tutto bosco, ho fatto un passo, ho guardato a sinistra e c'è l'oceano. Sì, cazzo! Adesso lo so che lo vedete da schifo, però fra un po' ci arriviamo vicino, ve lo prometto. In più sentivo vicini gli amici a casa e la mia famiglia, per non parlare poi di tutti voi che mi avete scritto su Instagram. Mai come questa volta mi sono sentito supportato da questa community che ho costruito in questi anni sui social. Mi sono arrivati messaggi davvero pazzeschi, e tutto ciò per aver semplicemente condiviso un'esperienza così, e il mio cuore era colmo di gratitudine anche per questo. Nel frattempo continuavo a pensare che stavo per concludere un mese di vita vissuta con uno zaino di appena 5 kg sulle spalle. 5 kg di oggetti che mi ha fatto capire una volta in più che per stare davvero bene serve proprio poco. È una cosa alla quale penso ogni volta che faccio un trekking o un cammino, ma questa volta sono stato fuori per più giorni e questo pensiero si è fatto ancora più prepotente. Dovremmo davvero imparare a non farci appesantire dall'avere tanto, quanto più dedicarci al vivere tanto, e voglio fare del mio meglio per portare questa cosa nella mia vita di tutti i giorni. Quella mattina sono partito con una carica addosso che non so spiegarvi. Le gambe andavano così bene che nel giro di 4 ore avevo già quasi coperto i 30 km dalla tappa. Mi sembrava di volare. Finisterre era diventata la ciliegina sulla torta e non vedevo l'ora di mangiarmela. Volevo l'oceano e volevo fare quel tuffo che aspettavo da un mese per sentire la fine naturale di questo mio percorso. E c'ero quasi. Dovrebbero mancare 3 o 4 km a Finisterre. Mamma mia! Il maltempo mi aveva fatto mettere addosso tutti i vestiti per ripararmi. Il mio stomaco aveva rallentato il ritmo, ma avevamo fatto pace. La mia mente mi aveva fatto combattere con i miei demoni, ma nonostante tutto c'ero. Ero lì dove sarei voluto arrivare. Ero sì stato rallentato, ma mai domato. Mi sentivo energia pura e corpo e mente erano in equilibrio perfetto. Per quello forse quando sono arrivato al chilometro zero di Finisterre non ho pianto come a Santiago, ma l'unica cosa che ho sentito è stata pace. Così forse adesso, alla fine di questa storia, posso dirvi perché ho trovato le risposte agli interrogativi che avevo prima di partire. Perché questo cammino è pieno di storie incredibili, di persone che tornano a casa cambiate, di ricordi indelebili?
perché ti costringe a essere te stesso, spoglio da qualsiasi menzogna tu o altri ti abbiano messo addosso. Perché ti metta al fianco persone che vogliono aprirsi al mondo come stai facendo tu. Perché puoi vivere momenti di intensa e bella solitudine. Perché ti costringe a migliorarti dopo esserti guardato dentro mentre cammini. Che è sì la cosa più semplice e naturale che possiamo fare. Ma non è forse proprio nelle cose semplici e naturali che possiamo trovare la meraviglia del vivere? Martedì 11 aprile 2023, sono le 10:20 e sto per partire per Santiago. Niente, sono molto carico, non ho programmato assolutamente nulla, quindi andare a arrivare là e godermi quello che il cammino mi darà, perché è arrivato un momento della mia vita in cui era ora di andare in cammino. Non lo so, sono completamente aperto a tutto quello che può succedere, sto proprio... Lo sto affrontando come gettarmi in un fiume e farmi trascinare dalla corrente, quindi quello che saranno gli eventi andranno bene. Non è la prima volta che faccio un cammino, che faccio un trekking lungo, quindi certe cose me le posso immaginare, ma voglio essere completamente aperto a tutto e appunto sono molto molto carico per questo. Quindi vediamo cosa questo cammino avrà in serbo per me. Must have been wrong, 'cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for me. I Pronto? Ci sono. Sono arrivato a Santo Domingo della Calzada. Olè. Oggi che tappa. E adesso mi tocco i coglioni, ma si può dire. Sto facendo solo asfalto da quando sono partito. Luridissimo e schifosissimo asfalto. Di là, niente. Di là, niente. Oggi non ci si sta proprio, eh. Ma secondo voi tipo è Cardenuela? 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 La la la.